Ciao amici, sono Lux, bentornati sui Fatti e Opinioni di Lux, il canale per i veri malati di sport. Questa mattina parliamo di Serie B, l'anticipo di ieri sera, Parma-Cittadella è finito 1-1, un pareggio che per il Parma è il 14° in 29 partite, a dimostrazione di questa difficoltà di stagione che non riesce proprio a decollare. Ormai sono 4 mesi che c'è Iachini sulla panchina dei gialloblu, eppure niente riesce a cambiare. È stata una partita strana, sicuramente non bella, condizionata da diversi episodi che l'hanno incanalata nei vari momenti. Il Parma era partito molto bene, devo dire che per i primi 10-12 minuti, 15 anche, diciamo, mi è sembrato un buonissimo Parma, uno dei migliori della stagione. Aveva messo sotto il Cittadella, che non sembrava neanche la solita squadra che peraltro avevo visto recentemente vincere a Lecce qualche settimana fa, giocando una buonissima partita anche come intensità. Il Parma avrebbe potuto sfruttare questa superiorità dei primi minuti, portandosi in vantaggio, ma Simi, anche ieri in una prestazione disastrosa, ha sprecato mettendo a lato una grande occasione che gli ha servito Vasquez. Il Parma a quel punto un po' allentato la presa, il Cittadella ha trovato il gol del vantaggio. L'ha trovato su un calcio di rigore, una situazione un po' estemporanea. L'arbitro Marchetti, vicino all'azione, aveva deciso di lasciare proseguire. L'arbitro Serra al VAR non è stato d'accordo, e come aveva fatto in co Alessandria Como quando aveva richiamato Meraviglia per tramutare il cartellino giallo di Parigini in un cartellino rosso, stavolta ha richiamato Marchetti per trasformargli un intervento che lui aveva giudicato regolare in un calcio di rigore. Io sono totalmente, come sapete, chi segue questo canale, sono totalmente contrario al VAR, sono ancora più contrario al VAR usato come moviola. Questa era una moviola perché assolutamente non ha senso. L'arbitro ha giudicato dal campo, per quale ragione? Con lo stesso concetto, allora Simi avrebbe dovuto richiedere di giocare l'azione per cercare di segnare. Con lo stesso metro, nel finale, Brunetta avrebbe dovuto chiedere di ritirare il calcio di rigore per non sbagliarlo. Non ha senso. L'errore ci sta, fa parte del gioco come fa parte della vita. Quindi, totalmente contrario a quello che è capitato. Comunque, calcio di rigore per il Cittadella lo realizza Beretta, molto preciso, a mettere la palla all'angolino, anche se il giovane Turca aveva intercettato, aveva capito la direzione del tiro. Da quel momento il Parma subisce molto il colpo, fa fatica a ripresentarsi ancora in attacco, e in apertura nel secondo tempo il Cittadella ha anche l'occasione per raddoppiare con un colpo di testa di Cassandro su un'azione di calcio di punizione della tre quarti, una parabola molto lenta, il portiere Turk forse un po' indeciso in questo caso, la palla sbatte contro il palo, è la grande chance per il Cittadella. E poi però c'è il gran finale, tutto per il Parma, che nasce con il secondo cartellino giallo e quindi conseguente espulsione per Visentin, che allarga il gomito, abbatte Benedijak, Marchetti arriva, lo dà il secondo cartellino giallo. Ora sostituire Adorni con Visentin, naturalmente è un bel passo indietro per quello che riguarda Cittadella. Visentin, l'avevamo visto nel Crotone inizio stagione, non aveva certo giocato particolarmente bene quando aveva giocato, e l'ho visto piuttosto in difficoltà anche ieri, e sicuramente ha grandi responsabilità in questo pareggio che il Cittadella alla fine ha dovuto subire, perché in quel momento il Parma si è buttato in avanti, il Cittadella stanco anche ha faticato a respingere gli attacchi parmensi, che hanno trovato l'1-1 con un gol di Stanko Juric, colpo di testa su centro di Brunetta. Devo dire, Juric, al di là del gol, una delle migliori partite rispetto all'inizio campionato, mano a mano lo vedo più sicuro, lo vedo più dentro il gioco, qua ha fatto un gran bel gol di testa. Nel finale poi il Parma nel recupero ha avuto la grande chance anche di vincere, un'azione di mischia in area nella quale Beretta ha toccato la palla con la mano, bravo in questo caso Marchetti a dare il calcio di rigore subito, non è intervenuto, non ci sono stati cambiamenti. Poi con il VAR il tiro però con Vasquez in rosa, con Pandev che era entrato in rosa, il rigore l'ha tirato Brunetta e l'ha messo sulla traversa, impedendo l'immagine di copertina, impedendo quindi al Parma di portare a casa questo successo. Punteggio alla fine credo meritato, rimpianti per entrambe le formazioni, per un Parma che comunque, soprattutto all'inizio, non aver capitalizzato, credo, il Parma la superiorità iniziale, poi ha tirato tanto e sicuramente in porta, non con grande precisione. Penso un po' anche il gol sia l'altro problema della stagione, di questa difficile stagione del Parma, che ora è lì, 13° con 35 punti. D'altra parte, in un campionato come questo, dove ci sono tantissimi alti e bassi, si gioca con questo ritmo, sembra un po' la Serie B di una volta, solo pareggiare non ti porta tanto lontano, appunto 14 pareggi sono veramente tanti, aver pareggiato quasi la metà delle gare.
Per il Cittadella questo pareggio la rimette in zona playoff, ottava con 43 punti. Il Cittadella è una squadra organizzata, tignosa, mai particolarmente spettacolare, ma che sicuramente gioca un calcio di grande intensità ed è un'avversaria sempre difficile da essere superata. Qui è andata veramente vicina a portare a casa i 3 punti. Credo che senza il rosso di Visentin probabilmente ci sarebbe anche riuscita. Veniamo alle pagelle individuali. Per quanto riguarda il Parma, 5 e mezzo il portiere Turk, 6 a Del Prato, 6 e mezzo a Danilo, un paio di chiusure veramente di classe per questo giocatore che nonostante l'età è ancora il leader di questa difesa, 6 a Cobaut, 5 a Rispoli, un giocatore che mi piace molto, ma che oggi ho trovato molto in difficoltà, tanti errori, una prestazione non sufficiente per lui. 6 a Bernabé, 7 a Juric, come dicevamo, per lui sicuramente una buonissima prestazione. 5 a Mann, il rigore causato, ma anche tanti errori sulla sua fascia. 6 e mezzo a Vasquez, non continua, ma quando si accende è eccellente. 6 a Benedijak, 5 a Simi, veramente in difficoltà anche in questa partita. 5 e mezzo a Brunetta, entrato nella ripresa. Per quanto riguarda Cittadella, 6 al portiere Castrati, 6 a Cassandro, 6 e mezzo del Fabbro, 4 a Visentin, troppo grave l'ingenuità che lo ha portato al secondo cartellino giallo. 6 a Benedetti, grintoso, nervoso, un lottatore, mi piace. 6 e mezzo a Vita, 6 e mezzo a Branca, lì in mezzo a centrocampo decisivi. 6 a Mazzocco e bene davanti Laribi, 7. Ho trovato una prestazione molto positiva del giocatore offensivo. 6 e mezzo Antonucci e 7 a Beretta, molto bravo, peccato per lui solo aver causato poi il calcio di rigore. 5 all'arbitro Marchetti, un po' indeciso nelle sue valutazioni e tantissimi cartellini gialli, e poi un po' questa azione del calcio di rigore che non mi ha per niente convinto. Comunque per lui il voto è 5, invece è stato bravo a dare il rigore deciso nel finale. 6 e mezzo a Polizzi in telecronaca, che è una partita che ho visto su Sky. Oggi abbiamo delle grandi partite, credo di la mia scelta ovviamente è Lecce Brescia, che è il big match della giornata. Il video penso che uscirà tra stasera molto tardi e domani mattina. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto. Un bacio, like per il video se vi piace. Ciao a tutti da Lox.